Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo. Siamo su Tour de France 2020, stiamo giocando il mondiale con la Francia, più precisamente con Julien Alaphilippe, per provare a replicare quello che ha fatto oggi Alaphilippe, un grande campione come Alaphilippe. Siamo a 17 km dalla conclusione, siamo davanti con Roglic, Bernal e Nibali, e ci stiamo giocando il mondiale. Percorso duro, abbiamo scelto quello di Innsbruck per simulare il percorso di Imola, e vediamo quello che viene fuori. Sarebbe bello provare a replicare la stessa vittoria che ha fatto Alaphilippe andandocene sulla salita finale e poi in discesa arrivando da soli al traguardo, ma ovviamente non è facile. Sarebbe buono anche vincere in volata. Teoricamente siamo più veloci di Roglic, Nibali e Bernal, siamo più veloci di questi corridori, quindi stiamo passivi sulle ruote senza dare nessun cambio. Dietro ci stanno inseguendo Geraint Thomas e Dylan Teuns. Non diamo cambio ovviamente, perché siamo i più veloci in volata. Dobbiamo stare attenti però in salita a qualche attacco di Nibali magari o di Bernal. Infatti Bernal già accelera e dobbiamo purtroppo andargli dietro. Inizia lo strappo durissimo, che è simile a quello di Imola, perché è uno strappetto di 2.8 km all'11%, è un po' simile alla salita della Gallisterna quest'ultimo strappetto, anche se ovviamente quel percorso di Innsbruck nel finale era molto più duro. Direi di prendere la ruota di Egan Bernal. Di iniziare a prendere un po' di gel blu. Però non lo prende, non capisco il motivo. Che adesso sì. Roglic davanti, Nibali, è rientrato anche Geraint Thomas qui davanti. È rientrato anche Geraint Thomas. Quindi facciamo finta che questo strappo finale sia la Gallisterna. Nibali sembra un pochino in difficoltà. Nibali sembra essere un pochino in difficoltà. Mamma mia, qua c'è la pendenza durissima. Non abbiamo proprio tantissime energie per fare la differenza. Mentre Roglic sembra di averne. Thomas molla, Thomas si è staccato. Il prossimo, si stacca anche Nibali. Si stacca anche Nibali. Dobbiamo subito cercare di tamponare questa situazione e di prendere la ruota di Egan Bernal. Andiamo in gelo rosso, qui è durissima. Possiamo permetterci anche di arrivare in volata, però sarebbe bello magari provare ad attaccare e staccare tutti in discesa con Julien Alaphilippe. Abbiamo finito tutto il gel, sia rosso che blu. Sia rosso che blu. Proviamo a partire adesso l'attacco di Julien, come sulla Gallisterna. Attacca nello scollinamento. Ora l'attacca, adesso dobbiamo buttarci in discesa con Julien Alaphilippe. Attacchiamo tutti. Abbiamo solo 10 secondi di vantaggio. Dietro non abbiamo un gruppo effettivo, ma abbiamo pochi corridori. Dobbiamo pennellare le curve per bene e provare a vincere questo mondiale con Julien Alaphilippe. Bellissima questa curva. Questa rischiamo, mamma mia, al limite con Alaphilippe, che è forse uno dei migliori discesisti al mondo. Chicane fatta bene senza frenare. Altra curva impegnativa, ma le pennelliamo alla grande le curve con Alaphilippe. Benissimo così, stiamo guadagnando su Roglic e su Egan Bernal. Nibali invece si è staccato, così come Geraint Thomas. Altra curva pericolosa, adesso rilanciamo, abbiamo una trentina di secondi di vantaggio su solo due corridori, quindi tiriamo diritto fino alla fine senza andare a tutta, ma tenendoci qualcosa per la volata. Quindi andiamo a tutta ma non scattiamo, perché abbiamo 35 secondi di vantaggio su Egan Bernal e Roglic. Il gruppo è completamente disintegrato, è stata una corsa durissima. Abbiamo tagliato solo sugli ultimi 18 km perché la gara era davvero lunga, 250 e passa chilometri, è da vedere, sarebbero stati anche noiosi, ma forse ce la facciamo. Abbiamo ben 27 secondi di vantaggio, abbiamo fatto la differenza con Alaphilippe in cima alla Gallisterna, come a Imola. Ultime curve, curva sinistra, 22 secondi di vantaggio, ma oramai non c'è più tempo, oramai
manca solo meno di un chilometro, ultimo sprint prima di arrivare al traguardo. Julien Alaphilippe c'è, Julien Alaphilippe c'è, campione del mondo, meritatissimo, un grande campione Alaphilippe, merita questo mondiale. Questo è il replay con cui arriviamo al traguardo con Julien Alaphilippe, grande campione, una maglia iridata, davvero meritata, perché è un corridore che emoziona, che infiamma, che attacca, quindi una maglia iridata che va indosso al corridore giusto, anche se comunque chi vince il mondiale ha sempre ragione, però vederla su un corridore come Alaphilippe è ancora più bello. Dunque vince il mondiale, campione del mondo, maglia iridata per Julien Alaphilippe, grandissimo Alaphilippe, grandissimo. Il mondiale di Innsbruck è però ovviamente come percorso è molto più duro del mondiale di Imola, comunque c'erano salite un po' più lunghe, infatti vedete i primi, eccetto Teuns e Isagirre, sono tutti grandi scalatori, anche se con Alaphilippe non era scontato vincere questo mondiale. Bene, anche questo video termina qui, lasciate un like se trovate il video interessante, iscrivetevi al canale del Ciclista Anonimo per vedere sempre altri video su Tour de France 2020 o sempre per parlare di ciclismo. Complimenti ad Alaphilippe perché ha strameritato questo mondiale di Imola, è un grande corridore, ha coraggio, non ha paura di attaccare, e quindi questa maglia iridata va assolutamente ad un corridore che merita. Purtroppo per l'Italia questo mondiale non è andata bene, ma non potevamo pretendere troppo perché non ci avevamo i corridori giusti. Nibali era in forma, ha tenuto bene il ritmo, infatti è arrivato lì a ridosso dei migliori, però nel mondiale su questo percorso, se avete visto, c'era addirittura Matthews settimo, poi Van Aert secondo, Kwiatkowski, c'erano tutti questi scattisti, questi corridori potenti, e Nibali non poteva seguire i loro cambi di ritmo. Nibali è un corridore da corsa a tappe, forse ci voleva Formolo, purtroppo Formolo non c'era perché si è rotto la clavicola, ma va benissimo così. Lasciate quindi un like e ci vediamo nei prossimi video. Ciao belli!